stessa per restituire identità e diciamo autorevolezza ai singoli stati membri e quindi in particolare all'Italia. Innanzitutto per garantire la nostra produzione agroalimentare ai nostri figli, non possiamo continuare a dare come vuole l'Europa, come vuole questa von der Leyen, la farina di grilli, la farina di insetti piuttosto che le bistecche sintetiche. Noi dobbiamo da mangiare ai nostri figli la bistecca animale e il formaggio che viene dal latte, per cui è necessario votare in Europa un cambiamento, quindi votare Lega, votare Aldo Patriciello. Torniamo proprio a Termoli, in Basso Molise, a breve ci sarà un appuntamento sulla sanità nelle prossime ore, tanto è stato fatto, c'è molto ancora da fare. Sicuramente c'è molto ancora da fare, però devo dare atto al presidente Roberti che ha preso a cuore la sanità dal primo giorno che si è insediato e già proprio per Termoli, per l'ospedale di Termoli, non solo per tutta l'azienda sanitaria regionale sanitaria, e si è dato da fare. Quindi sicuramente l'ospedale di Termoli, come gli altri ospedali della regione pubblici, torneranno a splendere con professionalità che garantiranno la mobilità attiva. Tornando, mancano pochissime ore diciamo così, al voto, la partita, diciamo, le ultime battute. Le ultime battute. A Termoli votate centrodestra, che è il nostro candidato, l'avvocato Nico Balice, sindaco di Termoli, futuro sindaco di Termoli, perché sarà così, perché il centrodestra è unito, il centrodestra a Termoli è forte e quindi al primo turno andremo a vincere questa competizione elettorale. E votate Lega perché abbiamo fatto una lista competitiva e ricca di persone che potranno dare alla nostra città.